carissimo Flavio, non vogliamo che sia un gesto formale questo, ma un gesto del cuore, e vuol dire che il Signore Dio è contento oggi pomeriggio perché vede crescere sulla terra uno strumento che dona solidità all'economia, che ci aiuti a guardare al futuro con un po' più di speranza, dato il momento di grandi precarietà. Il Signore gode tutte le volte che la terra, attraverso i suoi figli, riesce a generare appunto lavoro e quindi pane quotidiano per tutti, e vuole essere la benedizione anche la riconoscenza verso le persone avvedute che hanno intravisto questa opportunità, e ogni altra persona che a diverso titolo e livello hanno partecipato affinché il sogno si realizzi a livello amministrativo, politico, tecnico e quant'altro. E allora vi invito a metterci un attimo di cuore in questo momento, che vi assicuro sarà pur breve. L'inizio di una nuova opera suscita in noi sentimenti di gratitudine e di speranza. Come dice la Scrittura, se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Anche noi in qualche modo diventiamo collaboratori di Dio ogni volta che in spirito di servizio veniamo incontro alle necessità del prossimo e della comunità. L'aiuto del Signore conduca a felice compimento quest'opera intrapresa, protegga i lavoratori e li preservi da ogni rischio e pericolo. Vi chiedo di ascoltare un istante la parola che Paolo rivolge ai cittadini di Corinto. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona e un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. La carità è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira e non tiene conto del male ricevuto, non gode della ingiustizia, ma si compiace della verità, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. E
vorrei che rimanesse scolpito questo interesse, questo intervento autorevole di Paolo. In quanti operano qui dentro e in quanti attorno a questa struttura in svariati modi lavorano. Prevalga la relazione positiva, al di là degli interessi particolari e individuali. Se un po' di buio c'è anche su questo territorio, è perché si opera nell'individualismo, e questa struttura è una forma che vuole contraddire questo pernicioso atteggiamento che paralizza il cuore e congela i sentimenti. Chiunque opera qui e quanti qui approdano si possano godere di relazioni umane, di relazioni cordiali, di rispetto reciproco, di superamento delle conflittualità e delle violenze. Alla fine i conti tornano non soltanto contando la moneta nel portafoglio, ma facendo i conti nel cuore. È pur vero che il momento di precarietà chiede che ogni famiglia abbia l'opportunità di un pane fresco per ogni giorno, quindi necessità di tipo economico. Ma prima ancora, io credo ci sia urgente bisogno di un recupero deciso di relazioni forti, ritrovate. Alla fine l'uomo vive soprattutto per questo. Ed è su questa invocazione che invoco con voi la benedizione del Signore. Sii benedetto Dio, creatore di tutte le cose, tu che hai dato all'uomo la legge del lavoro, veglia sull'opera che qui è iniziata, perché serva alla nostra crescita comune e alla espansione del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Non vi dispiaccia se vi invito a condividere la preghiera al Padre, dentro la quale si chiede il pane quotidiano sia dato veramente a tutti, vicini e lontani, ma nella quale anche e soprattutto si chiede che il Signore ritorni non come soprammobile, ma come punto di riferimento stabile alla storia dell'uomo, e ritorni una maggiore attenzione verso l'altro, che dovrebbe diventare più che altro fratello. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, sia il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente vi benedica e porti a compimento i desideri del vostro cuore. Amen. Vi conceda il Signore l'allegria di lavorare insieme e che qualunque cosa voi facciate
si compia nel suo nome. Amen. Il Signore vi difenda da ogni male e guardi con benevolenza il vostro lavoro e le vostre persone. Amen. La benedizione. E la benedizione di Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discendano su di voi e con voi rimanga sempre. Buon pomeriggio. Grazie a Don Cosimo Romero.